in silenzio stampa anche Nicola Ceccagnoli, portiere del Trestina, che saluto. Buonasera Nicola. Ciao, buonasera. La telefonata è vera, no? Perché qua con gli scherzi pensano tutti. Scusate, che non... scusate a tutti, se mi intrometto un attimo, scusate, ma volevo salutare il mio vecchio amico Luca Stella. grande persona e gran calciatore. E poi ecco, mio fratello Roberto non poteva intervenire, ci teneva tanto a fare gli auguri a Yuri De Marco per questa serie di partite imbattute, e mi ha detto guarda che di sicuro riuscirà a superare il mio record, quindi mi dispiace che da questa mano non può neanche toccarsi bene, ecco, però ecco, ti viene da augurarti di nuovo che questo record sia battuto, perché da troppo tempo che lo porta avanti. Senti Nicola, non so se ti sei visto la foto che abbiamo scelto in sovrimpressione mentre stai parlando, eccola qua, è la foto di Oreste Testa. Cosa ti ricorda questa foto? Ma sinceramente, guarda, è il rigore di domenica che mi è passato sotto, visto che io ho studiato un po' di serie tutta la settimana, li ha tirati tutti alti, questo l'ha preso male, io ho partito basso. è un momento così, dai, se c'era Yuri di sicuro lo bloccava. Però Nicola, so che nel Trestina c'è qualcuno che è stato contento per questo gol segnato da Porricelli. Guarda, più che contento direi, guarda, mi ha detto subito stavi per rovinare il mio fantacalcio, e quindi ecco. E tra l'altro è un mio compagno di avventura, perché è un portiere, dico solo questo, e dico che per me sarà dura andare avanti, perché preso, bisogna giocare con gli 11 avversari, abbiamo anche qualche gufo all'interno dello spogliatoio. No, fra l'altro chiariamo subito, il fantacalcio crea dei mostri, perché Filippo Buoncompagni, il 12° del Trestina, è primo in classifica generale nel fantacalcio di eccellenza, sta letteralmente dominando dalla seconda giornata, ha costruito una corazzata, insomma, e chiaramente importa chi ha preso, secondo te, Yuri? Spero Ceccagnoli. Spiega tu Nicola un po' com'è andata a San Sisto, va. Anche no. A San Sisto, ok. No, allora, praticamente... La facciamo breve, aspetta, la spiego io Nicola. A San Sisto, rigore, Yuri De Marco contro Nicola Ceccagnoli. Segna Yuri De Marco, Trestina sconfitta a San Sisto. Il martedì alla ripresa degli allenamenti, Filippo Buoncompagni cosa ti ha detto? Praticamente mi ha detto, guarda, dopo la strigliata dell'allenatore, della società, perché... venivamo da un precampionato non brillante, quindi dopo una strigliata entriamo in campo per allenarci, magari tutti concentrati, mi si avvicina Filippo, che poi è un ragazzo d'oro, pacato, sempre magari timido anche, mi si avvicina e mi fa oh, mi è andata bene a me, mi è andata bene, che grazie al rigore che non hai pagato ho vinto la giornata e sono primo in classifica. Immagino la reazione di Guazzolini conoscendolo, insomma, uno tranquillo, pacato. No, ma per fortuna noi portieri, ecco, si allenano contro avversari da un'altra parte, se no il Tommy avrebbe fatto subito un'entrata a piedi pari, cioè, scommetto. Comunque immagino che ora, dopo questa nomea, probabilmente Filippo Buoncompagni vincerà l'iPhone 6, ma giocherà 0 minuti, insomma, nel corso di tutta la stagione, però una battuta semiseria la facciamo, ora primi da qui alla fine? Ma chi? La battuta per Yuri. Oh, ma ce l'ha con me. Yuri fa neanche il fantacalcio, la battuta era per te, insomma. No, guarda, tra l'altro io Yuri non lo conoscevo, no? E alla cena dei portieri ci incontravamo sempre e sempre premiavano sto Yuri De Marco. Ho detto, visto sto fenomeno, sto Yuri De Marco, no? Mi dicevo io. Invece l'ho visto giocare e sinceramente mi stupisce, perché è veramente molto bravo. Grazie. Gli fai complimenti, dai, e speriamo davvero che possa riuscire a battere questo record del mio fratello, che sennò mi stressa le palle continue. Ma Luca Stella l'hai visto peggiorato dai filmati? No, sinceramente non lo ricordavo bomber così. Con noi, guarda, non so se ha mai fatto gol, però ricordo un assist con l'Arezzo, che giocava terzino destro,
sceso sulla fascia, sembrava un bradipo, e ha messo una gran palla dentro e poi il gran gol di Santini, mi ricordo come l'ha detto. Guarda, però Juri si è fatto male proprio parcheggiando, domenica potrebbe non esserci, avvisa anche buon compagni che forse non giocherà. So che buon compagni non ha problemi, anche perché ha tutto il team del San Sesto, quindi ha proprio fiducia totale nel San Sesto, quindi sarà Rossi, non al posto suo. Alessandro, dai. Sabatino Catoggio, te li ricordi invece da giocatori? No, volevo salutarli. Grazie, Cecca. No, volevo salutarli perché da comici li vedo proprio bene, ma l'avevo sempre saputo, anche in mezzo al campo hanno fatto sempre ridere. anche lui ha fatto sempre ridere, però. Vai Nicola, ti lasciamo, hai dei bimbi da addormentare, spero per te che ora già dormiranno. Grazie, ti aspettiamo ospite, anzi ti inviteremo nel momento in cui anche tu, come Juri De Marco, segnerai un calcio di rigore, ok? Juri, fatti toccare a stella se non ce la fai con la mano. Ciao Nico, un saluto, grazie al portiere del Trestina.